Con interruzioni dovute alla pioggia, gli ANAS si sono comunque tenute le iniziative per Nessun Dorma, la Notte Bianca promossa dal Centro Commerciale Naturale con Confesercenti, Pistoia e contributo del Comune di Aliana e dell'Associazione Artigiano. Esibizioni di danza, bancarelle, negozi aperti per lo shopping sino a tarda sera, musica e intrattenimenti per i più piccoli, esposizioni di auto, Ferrari e Fiat 500 sono state tra le proposte dell'iniziativa. Siamo state appunto chiamate dal Comune per rifare nuovamente questa Notte Bianca, che era un anno che era assente. Nel mondo del commercio che risposta avete avuto? Allora, abbiamo avuto una risposta molto positiva per quanto riguarda il commercio alianese e centrale, poi ovviamente come in tutte le cose ci sono state delle risposte, alcune negative, però vabbè, è il gioco questo, no? Quindi è normale, diciamo, c'è chi è contento e quello che è scontento, però diciamo la maggior parte è molto contenta. Abbiamo pensato a un target variegato sia per bambini che per adulti, quindi c'è l'associazione Dodò di Pistoia per l'animazione per i bambini, c'è una ragazza che fa le bolle, c'è la danza in piazza, il blocco bandito come street band e tante altre cose, lo swing, la swing mood, un gruppo che suona e quindi insomma tante proposte per tutte le età. È una serata che si spera sia andata bene, noi siamo molto soddisfatte, speriamo lo siano anche gli altri, che alla fine mi sembra che la gente ci sia e comunque mi sembra che stia andando molto bene, speriamo che il tempo ci aiuti e che domani si abbiano riscontri positivi.